Sono Monia Manzo, un'attrice romana, sono qui alla 78esima Biennale del Cinema di Venezia e vorrei parlarvi in breve di un film molto bello, Lupo Bianco, prodotto da Cinemaset di Catania, Carlo Olmo e con la regia di Tony Gangitano. Dai pace a quel bambino abbandonato. Devi chiudere i conti con il tuo passato. Ma che cosa hai combinato, eh? Aia! Adesso vedrai. Ecco qua. Molto spesso i film possono racchiudere anche un'importanza didattica riferita a delle storie straordinarie. Qui stiamo parlando della storia di un benefattore che è in vita, che è ancora giovane, tra virgolette, Carlo non si offenderà, Carlo Olmo, e della sua straordinaria vita e di come poi durante la pandemia è riuscito a salvare moltissimi medici e persone. In questo film io interpreto la mamma adottiva, che non era per niente una donna semplice, e quindi si parla anche della sua vita privata, che è stata una vita molto intensa, dura, ma anche straordinaria, molto bella. E volevamo appunto, insomma, invitarvi a vedere appena sarà nelle sale questa pellicola, dove insomma ci sono più tematiche di grande interesse, quindi sociale, culturale e anche, tra virgolette, di grande umanità, ecco, quindi è molto particolare. Questo è un crocio anche con l'Oriente, perché all'interno di questo film vedete anche l'approccio di questo uomo con alcune discipline orientali come il Kung Fu, e per non parlare poi della sua vita in orfanotrofio e quindi anche di questo voler ricompensare la vita per la sua grande fortuna. Quindi la vita gli ha dato, la vita gli ha tolto, e lui ha voluto in qualche maniera restituire la sua fortuna in termini di beneficenza e volontariato.